È finita in parità 2-2 la gara di anticipo fra Lentigione e Aglianese, valida come 14ª giornata del girone D della Serie D. La formazione neroverde era passata in vantaggio con una rete di Giordani nel primo tempo, poi all'inizio della ripresa sono stati gli emiliani padroni di casa a ribaltare momentaneamente il risultato, portandosi sul 2-1. A metà del secondo tempo a ristabilire la parità ci ha poi pensato il bomber Brega. La formazione di mister Colombini resta in testa alla classifica anche se il Fiorenzuola, secondo vincendo col Givi Borgo, si è avvicinato a 5 lunghezze ed ha una partita in meno. Risultato giusto perché, come avete detto voi, è stata una bella partita anche dal campo, insomma, ci siamo divertiti anche in campo. E, ripeto, come poi una volta che vai sotto, vincevi, poi vai sotto per gol che bisogna evitare perché noi bisogna evitarli. E è anche difficile poi recuperarla, siamo stati bravi perché poi l'abbiamo recuperata subito, poi all'ultimo abbiamo avuto qualche occasioncina, diciamo, però dai, alla fine è venuta fuori veramente una bella partita, due squadre che hanno giocato a calcio, è stata bella e divertente. Sapevamo che loro sono molto bravi a giocare a giocare la palla, quindi ci aveva chiesto di attaccarli alti e così abbiamo fatto, ci siamo anche sacrificati e poi insomma avevamo anche qualche defezione perché ci mancavano 4-5 insomma giocatori importanti, però ecco abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta. Penso che sia stata una bella partita e chi era a vederla si sia divertito, è stata una partita giocata a viso aperto da due ottimi organici. Peccato per i due gol a inizio ripresa, uno attaccato a quell'altro, perché forse se tenevamo botta i primi 15 minuti e loro si potevano un pochino allungare ed aprire, gli si poteva far male. Però ai miei non devo rimproverare nulla, anzi le ho detto che secondo me abbiamo fatto una grandissima prestazione a livello tattico, a livello tecnico e a livello di intensità.